Beh, secondo me ci sono persone che quando si incontrano ti trasmettono subito qualcosa, al di là della professione che fanno. Poi, se ovviamente questa professione li rappresenta ancora meglio, beh, ovviamente il quadro va a concludersi, a chiudersi. Allora, davvero ben trovati a un altro appuntamento. Dai, mi presento e io davvero ho un grandissimo piacere, un grandissimo onore di avere qui con me, di presentarvi Marco Marzaioli. Marco Marzaioli, che è un personaggio davvero a tutto tondo, veramente completo. Marco, grazie per essere qui. E quello che ho detto davvero lo penso, difficilmente non riuscirei se no a dire cose che non penso, sono fatta così, sono molto istintiva. E complimenti innanzitutto per tutto quello che stai facendo, per quello che hai fatto, che adesso lo facciamo conoscere per quei pochi che secondo me potrebbero ancora non conoscerti. Volevo iniziare sai, con la battuta di uno dei tuoi spot principali che hai fatto, però la diremo poi in corso d'opera. Mi piace partire un attimino dalle tue origini, perché comunque hai iniziato piccolino con questo grande amore per il teatro. Mi sembra di aver letto che già, insomma, così stavi studiando il violino, fra l'altro nel nostro splendido conservatorio Orazio Vecchi, insomma, di Modena, quindi davvero, insomma, hai iniziato piccolo per poi nel 2008 diventare quello che sei, ovvero un attore professionista completo, cinema, teatro, molto teatro e anche tanti spot televisivi. Una premessa, scusami la mia, era doverosa, perché insomma davvero sei tanto e questo è molto bello. Come è cominciata questa passione per il teatro? La passione per l'arte mi è stata tramandata dai miei genitori, dalla mia famiglia. E avevano una compagnia loro di teatro amatoriale, facevano per lo più spettacoli per bambini, rifacevano le favole della Disney, no? per le scuole. E quindi da lì io ho iniziato fin da piccino a interpretare piccoli ruoli. E più, in più la musica. Loro avevano anche un gruppo di canti popolari dove la nonna suonava il violino, e quindi da lì ho cominciato a suonare il violino da prestissimo, cioè ero molto piccolo, 6 anni. Ho fatto qualche anno da privatista e poi ho iniziato l'Orazio Vecchi. Ma ahimè ho lasciato per varie questioni, per vari errori di gioventù, perché adesso poter suonare il violino oltre a essere un attore sarebbe fantastico. Però intanto sei quello che sei, che non è poco, è tanto, quindi va bene così. Dopo le prime esperienze in famiglia e al liceo, conobbi Tony Contartese, che faceva teatro lì al liceo, e iniziai un po' per gioco in realtà. E una mia amica mi disse: senti Marco, ma perché non vieni a fare teatro con noi che non ci sono ragazzi? Ci siamo tutte ragazze. Beh, insomma, perché no? Proviamo. E da lì mi sono innamorato nuovamente del teatro, in un momento in cui avevo bisogno anche di innamorarmi di qualcosa, perché il mio percorso scolastico è stato un po' tormentato, non ero proprio il classico bravo studente. E invece il teatro mi dava responsabilità, metodo, riuscivo bene, e quindi da lì ho deciso di intraprendere questa strada. Sono andato all'estero a studiare dal maestro del mio maestro, Yuri Alshits, a Mosca, al GITIS, e da lì mi sono spostato in giro per l'Europa, tra Berlino, Atene e poi l'Italia. E ho fatto questo percorso di studi di alta formazione, perché i russi sono belli tosti. Certo, deve essere stata una disciplina veramente impegnativa. Sì, insomma. Ma impagabile, un'esperienza incredibile, bellissima. Lo credo, penso, ma d'altra parte poi per ottenere tanto è anche giusto, insomma, studiare tanto. Certo, io sono sempre molto dalla parte di chi studia. Sì, il mestiere dell'attore non si improvvisa, quando a volte passa un po' questo messaggio, no? Purtroppo nella televisione, ma in realtà è un mestiere molto difficile, che necessita di uno studio approfondito sulla letteratura, sulla storia, sì, quindi è molto complicato. Tra l'altro, insomma, essere poi anche poliedrici come sei tu, perché la tua esperienza professionale questo davvero lo rappresenta. E dicevo appunto all'inizio spot, ma non solo, insomma, televisione, cinema, appunto teatro. Certo. E, per esempio, tornando un attimo al teatro, beh, insomma, Romeo e Giulietta sono morti, fra parentesi. Sono morti. Mi è piaciuta questa parentesi. Questa abbiamo chiarito. Abbiamo chiarito questo. Poi Macbeth, aspettando Godot, insomma, fantastico. Sì, ovviamente. Grande Beckett. Poi Cesare, insomma, quindi davvero tantissimi ruoli, insomma, anche importanti e impegnativi, insomma. Sì, con una compagnia con la quale collaboro qui a Modena, lo STED, scuola e anche teatro, compagnia teatrale. Una delle nostre, poi in realtà è la chiave registica importante, nella riscrittura e rilettura di testi classici, in questo caso Shakespeare. Sono riscritture
praticamente molte volte sono riduzioni anche, riusciamo a lavorare in un'ora, riusciamo a trascorrere tutto lo spettacolo. E uno dei primi fu Otello, appunto, questo Odi, che rifaremo il 9, faccio un po' di pubblicità. No, devi farlo, te l'avrei chiesto io. Esatto, che faremo il 9 giugno al Galleria Estense, per le notti estensi. E faremo anche Macbeth il 30 giugno, sempre alla Galleria Estense. Io non voglio chiederti i ruoli che hai, perché magari lasciamo anche un po' di così, deve essere un po' una sorpresa, insomma. Okay, però immagino ruoli importanti. Sì, sì, sono Otello, ecco, e Macbeth, l'ha detto, e Romeo. L'ha detto. Sì. Qui dicono che noi donne diciamo tutto. Eh no, però un po' di punti. Hai ragione, hai fatto bene, bene. Anche perché se lo sarebbero chiesti, lo sapevo, però sei stato carino. Non volevo, insomma, non volevo dire cose senza la tua, insomma, autorizzazione. Beh, poi insomma, lasciamelo dire. Siccome sappiamo dell'importanza oggigiorno della pubblicità, chi non ha visto quel bel ragazzo, diciamo la verità, sul divano, che si vede arrivare, piombare addosso dal piano di sopra, se non sbaglio, un'altra tanto bella ragazza, ci mancherebbe, ma io sono, guarda, il ragazzo seduto sul divano. Ovviamente, per questo latte particolarmente leggero, insomma, certo, non stiamo... HD si può dire, HD, sì, HD dire, l'abbiamo, detto, diciamo. L'abbiamo detto, quindi si può dire a questo punto. E, quindi insomma, uno spot importante, HD al di là della mia battuta, ma poi non è vero, perché insomma, un bel ragazzo, fra l'altro un'ottima interpretazione, fra l'altro di entrambi, quindi insomma anche molto gradevole come, anche come regia dal mio punto di vista. Sì, insomma, sì, sì, è carino. Immediata. È uno spot che ho girato in realtà nel 2014, ma continuano a rimandare. Io l'ho vista l'altro giorno. Esatto, esatto. A periodi continuano a rimandarla. Insomma, ti ho visto l'altro giorno su questo divano, insomma, sì, sempre sì, con sì, questa bella ragazza che ti piomba addosso. Quindi era appunto latte HD, poi pasta Beretta. Ovviamente. Pasta Beretta fu la prima. La prima che feci nel 2012, credo, appena arrivato a Milano. 5 anni fa mi trasferii a Milano per cercare fortuna in un altro luogo, perché io sono nato qui a Modena. E di cose ne sono successe, ci sono stati dei belli incontri, tra cui con questa agenzia con la quale ho lavorato spesso come attore in pubblicità, e altre compagnie teatrali che mi hanno portato un po' in giro per l'Italia. E adesso ho deciso di tornare nella patria. Sei tornato nella tua patria, insomma, sì, nella nostra Emilia. Nella nostra Emilia. Nella nostra Emilia, sì, insomma. E beh, innanzitutto complimenti davvero anche per questi ruoli appunto pubblicitari, ne ho citati due, ma sono tanti altri, ovviamente quelli che hai fatto. Complimenti anche appunto alla regia di questi spot sicuramente vincenti, quindi davvero belle esperienze. E, ecco, sono un po' curiosa, si riesce a vivere con il mestiere di attore? Tu ci sei riuscito, io lo so, perché tu dal 2008 sei attore professionista, però sì, estraniandoti un pochino da te stesso, e fra l'altro so che tu insegni anche, sei anche docente, sì, per sì, scuole, nelle scuole superiori. Sì, insomma. Mi è capitato di fare dei laboratori nelle scuole, nei licei, ed è una cosa che amo fare, proprio perché io ho cominciato così, come ti dicevo, e quindi poter ridare questa possibilità a dei giovani ragazzi che hanno voglia e bisogno anche di sentirsi bravi in qualcosa, no? O di avere un'altra possibilità, e poi spero che siano i spettatori di un domani, no? O forse attori creativi, no? E credo che la cultura debba avere questa spinta. Non no? Si debba mai fermare. No, ecco, no, a fronte no, proprio di questo, infatti, volevo dire, magari qualcuno ti può aver chiesto se poi, da un punto di vista anche un pochino pratico, si può poi trasformare questa grande passione, questo grande amore per il teatro poi in un mestiere, magari anche raffrontandoti, guarda, con i giovani che magari appunto hanno queste aspettative. La cosa più brutta che mi viene chiesta, ci viene chiesta, è: sì, ma di lavoro che fai? Ah, faccio l'attore. Sì, ok, ma di mestiere? No, faccio l'attore. Ah, ma si vive? Si vive. Oggigiorno si vive, e come si vive? Si vive, viviamo, ma molti sopravvivono e molti provano a fare della loro passione un'attività. Nel momento storico e politico in cui siamo, sappiamo tutti quanto sia difficile, no, tenersi un lavoro e tutto il resto. Questo in generale, esatto. In generale. Nel lavoro, quindi almeno tu dici, almeno faccio una cosa che ti piace, quindi mi sembra giusto. Hai la forza, no, di sostenere delle difficoltà. Questo è.
Questo mi piace molto la tua risposta, io ovviamente te l'ho fatta banalmente perché appunto può succedere certo. effettivamente di chiedersi, beh, innanzitutto anche un merito, insomma, chi, lo dico sempre, riesce a fare della propria passione il proprio mestiere, quindi insomma intanto chapeau, no, nei tuoi confronti, questo di sicuro, e poi potrebbe essere anche un piccolo, così, io sono sempre un'ottimista nata, e così un piccolo messaggio che magari ci sta seguendo, magari qualche giovane appunto, che magari si sente dire appunto in casa, no ma non è quello un mestiere, invece no. Ma io quello che mi sento di dire sempre ai ragazzi che incontro, no? Allievi o comunque giovani spettatori, è di avere fiducia e coraggio nelle proprie scelte, no? E se c'è qualcosa che ti piace, fallo, e quella cosa lì prima o poi tornerà, no? E potrai dire e dare qualcosa. Mi ricordi molto, sai, l'insegnante dell'attimo fuggente. Ah, che bello, bellissimo film, grazie. Mi hai trasmesso questo. Senti, poi ti lascio perché so che i tuoi impegni sono tanti, al volo, progetti futuri? Allora, sabato e domenica 28 e 29, quelli appena passati, abbiamo replicato nella villa Sorra, proprio all'interno della villa, uno spettacolo che a me piace molto, si chiama Mystery Gothic Night. E rievochiamo i personaggi della letteratura gotica, quindi io sono Dracula di Stoker, poi c'è Frankenstein, c'è Jekyll e Hyde. Il pubblico viene portato all'interno e guidato all'interno della villa a rivivere le suggestioni della letteratura gotica. Cioè, ma è bellissimo! Molto bello, sì. Lo rifaremo a fine giugno, credo. Ah, ecco. A luglio, scusami. Sì, luglio. Perché non me lo voglio perdere. Quindi sì. Anche a luglio. A luglio ci sarà. Ecco, per seguire queste tappe. 18-19 luglio. Possiamo cercarti ovviamente su Facebook. Su Facebook. O internet di solito metto perfetto. Tutto. Marco Marzaioli, quindi troviamo qualcosa tutto. Qualcosa trovate. Tutto. Poi, come dicevo prima, il 9 sarò al Palazzo dei Musei con Otello. E anche il 30 giugno sempre e poi sto preparando un nuovo spettacolo, un monologo, sarà in realtà un dialogo perché in scena sarò io come attore e un musicista, Luca Perciballi, caro amico e grande musicista, e la regia è di Tony Contartese appunto e Riccardo Terzo, un altro Ordileone. Cult, esatto, un altro cast, cult shakespeariano, e questo sarà molto interessante perché lavoreremo sul politica. Quindi molto attuale, direi. Sì, sì, il tiro che vorremmo dare è un po' quello. Sì. Un passato che però rimane assolutamente moderno e esatto. Attuale, insomma. A ottobre invece saremo in una tournée qui in Italia con un gruppo palestinese con il quale ho lavorato l'anno scorso, un'esperienza incredibile di cooperazione fra Italia e Palestina, lavorando su temi scientifici e medici, però tradotti in teatro. Quindi a ottobre ci sarà un grande evento perché sarò molto, da italiano, sarò molto onorato di ospitare un gruppo palestinese con il quale lavoreremo. Marco, davvero, insomma, con te il tempo vola, ahimè, dico sempre il tempo è un po' tiranno, perché insomma, poi soprattutto quando gli argomenti sono interessanti, gli ospiti sono interessanti, ancora più veloce. Grazie per essere stato grazie qui, ovviamente noi ti seguiremo sulle tue pagine Facebook, io ma su internet in generale, perché davvero, insomma, c'è tanto da imparare con te. Allora, ovviamente, seguiteci per un'altra puntata di Mi Presento. Grazie.